40 anni sono passati, all'epoca Armando Spataro era un giovane magistrato che visse in prima persona il dolore e lo strappo del vile attentato ai danni del magistrato Emilio Alessandrini. 40 anni sembrano passati in fretta, ma cosa questo paese ha imparato da quelle terribili lezioni? Ma mi auguro che tanto ricordi per imparare e che quindi abbia imparato quali sono i valori cui deve ognuno ispirare la propria vita e la propria attività, non solo chi fa il magistrato. Perché intendo riferirmi alla figura di Emilio come quella di una persona che rispettava tutti. Non posso dimenticare quando riceveva persone che in tribunale non sapevano dove andare, chiedevano giustizia per sé, quando al Natale andava a trovare i non vedenti nel centralino con champagne e panettone, quando voleva attivarsi per favorire l'opera di rieducazione dei tossicodipendenti, quando indagava con determinazione e grande capacità. Ecco, una persona che faceva il suo dovere senza la minima supponenza. Era un punto di riferimento nell'ufficio della Procura di Milano, un punto di riferimento nonostante la giovane età, ma il suo modo di fare era fantastico. Lui è stato per me un maestro, come anche Guido Galli, devo dire, e quindi rammento ogni secondo di quei momenti passati anche sul luogo dell'omicidio. Personaggi come Emilio Alessandrini, Guido Galli, lo stesso Walter Tobagi e tante altre vittime del terrorismo andrebbero ricordate per quello che hanno fatto e non per il loro martirio. Ma insomma, io credo che questo avvenga. Certo, è importante che non si tratti solo di mere cerimonie, quasi contratti burocratici. La manifestazione di oggi mi è piaciuta molto perché si è parlata del loro lato umano, ma di quello che rappresentavano come modello per i loro colleghi nei rispettivi lavori e quindi i valori che esprimevano. Questa è ovviamente la strada migliore, perché altrimenti, come dire, l'utilità per l'oggi e per il futuro non emerge. Pensi che a me è capitato anche di incontrare dei magistrati non necessariamente giovani, che non sapevano neppure chi era Alessandrini, che pensavano che Galli fosse morto per un infarto a causa di carichi di lavoro esagerati. E allora, insomma, sì, serve, purché, ripeto, non sia un rito.